Buongiorno, bentrovati, buon giovedì 8 ottobre, memoria di Sant'Anselmo da Lucca. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. E disse loro una parabola: osservate la pianta di fico e tutti gli alberi. Quando già germogliano, capite voi stessi guardandoli che ormai l'estate è vicina, così anche voi. Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Parola del Signore. Oggi ascoltiamo l'ultimo tratto del discorso escatologico del Vangelo di Luca. Gesù preannuncia gli ultimi eventi, i segni nel sole, nella luna e nelle stelle, l'angoscia che prenderà l'intera umanità all'avvicinarsi della fine dei tempi, la paura che coglierà tutti i popoli, lo sconvolgimento delle potenze dei cieli, ma finalmente, come segno di grande speranza e di vittoria, la venuta del Figlio dell'uomo. Vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Ora noi non sappiamo né il giorno né l'ora, Gesù non ce l'ha rivelato, non sappiamo quando finirà il mondo, ma come cristiani siamo invitati a vivere un atteggiamento di vigilanza e di speranza, perché la fine dei tempi non è una disgrazia, ma è il compimento del giudizio di Dio, il compimento della giustizia di Dio, e quindi un evento di grande gioia, se uno è vissuto nella giustizia, nella bontà, obbedendo al Signore e confidando nella sua misericordia. Ecco perché la parabola: osservate la pianta di fico e gli alberi, i germogli della primavera imminente e dell'estate che si avvicina, sono come questi segni che il Signore ci preannuncia, segni di speranza. Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Anche i tempi che viviamo sono tempi che ci ammoniscono, sono tempi difficili certo, ma ci ammoniscono a vigilare, ad attendere il regno di Dio, perché Egli viene, il giudice alle porte. Ma noi viviamo nella giustizia, ma io vivo nella giustizia, nell'obbedienza a Dio. I fatti che capitano ci invitano a tornare al Signore, a mettere Dio al primo posto. Cominciamo da oggi. Affidiamoci all'intercessione di Maria e di Sant'Anselmo. Buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.